Era un po' che volevo fare questo video, volevo farlo il 26 aprile, lo faccio oggi che è 25 maggio. Allora, vediamo un po'. Cerco una cosa. Allora, probabilmente molti di voi hanno capito di cosa parlerò. Il 26 aprile, di quest'anno, 2017, è uscito un video di Arianna Bonardi su questo argomento. E anch'io ho pensato, di fare un video sullo stesso argomento, ho pensato anche di scrivere un articolo nel mio blog, ma ancora non l'ho fatto. Molti di voi sanno cosa è successo il 26 aprile 1986. C'è stato l'incidente nucleare di Chernobyl. Un incidente che probabilmente si poteva evitare, almeno secondo certi documentari che ho visto. Il reattore numero 4 dava problemi e questo si sapeva dall'inizio. Si sapeva da quando la centrale è entrata in funzione. Almeno così ho capito io. Però niente, i dirigenti se ne sono fregati. E poi altro è successo. Uno che comandava in quella centrale, non il direttore, ma comunque uno di grado abbastanza alto, ha fatto un esperimento per vedere se i sistemi di sicurezza funzionavano. Tra le varie cose ha ordinato di alzare tutte le barre di controllo, cosa che non si deve mai fare, perché questo provoca surriscaldamento. E poi che succede? L'uranio esce e le radiazioni si diffondono da tutte le parti. Io ho visto un documentario ho visto un'intervista fatta da Piero Angela non mi ricordo chi era l'intervistato Comunque, sì, poi lo scriverò nella descrizione del video. L'intervistato ha spiegato come funzionavano le centrali nucleari a quei tempi, ci stavano i blocchi di grafite, dove ci stavano le barre di uranio e le barre di controllo che servono per evitare un eccesso di neutroni, che provocherebbe una reazione troppo veloce e quindi provocherebbe surriscaldamento. Infatti va bene alzare alcune barre di controllo per alzare la temperatura, ma tutte le barre di controllo mai. Però niente, quella volta hanno fatto così, perché un dirigente ha ordinato di far così. Infatti spero che quel dirigente sia finito in galera. E
In un documentario ho visto che due lavoratori della centrale sono andati nel reattore per cercare di risolvere il problema, ma non c'è stato niente da fare, e intanto quelli sono morti per radiazioni. Poi le radiazioni hanno reso Chernobyl inabitabile e hanno dato problemi in tutta l'Ucraina e anche fuori. Infatti, mi sa che certi problemi si sono sentiti pure in Italia, cioè anche in Italia ci sono stati problemi grazie all'incidente di Chernobyl. Che voglio dire con questo? Allora, per me la cosa migliore da fare è evitare il nucleare come fonte di energia. Abbiamo le fonti rinnovabili, il fotovoltaico, l'eolico, l'idroelettrico, il geotermico. A che ci serve il nucleare? Non abbiamo bisogno di uranio, come non abbiamo bisogno di petrolio. E pure sul petrolio ci sarebbe da fare un discorso lungo. Poi ecco, dopo Chernobyl ci sono stati altri incidenti. Io ricordo bene l'incidente di Fukushima. Io spero che il Giappone abbia smesso di costruire centrali nucleari e spero pure che abbia chiuso le centrali nucleari che erano in funzione, perché il Giappone è ad alto rischio sismico. Il Giappone sta peggio dell'Italia da quel punto di vista. Ecco, mentre a Chernobyl c'è stato un errore umano, a Fukushima c'è stato un terremoto e là non si è potuto fare niente, a parte limitare i danni. Comunque io spero che il Giappone abbia abbandonato il nucleare e mo dirò una cosa che non piacerà a molti dei miei spettatori. L'incidente di Fukushima è stato positivo per l'Italia, perché in questo modo, al referendum, la maggioranza degli italiani ha votato contro il nucleare. Infatti anch'io ho votato contro il nucleare. Non mi piace, no. Io so per le fonti rinnovabili e basta. Alla faccia di Chicco Testa, che ha fatto la pubblicità dove ci stanno i giocatori a scacchi. Sono contrario al nucleare perché mi preoccupo per i miei figli. Io invece sono favorevole perché fra 50 anni non vorranno contare solo sui combustibili fossili. Mi invito a guardare quella pubblicità. Insomma, cioè io ho visto le conseguenze delle radiazioni, ho visto certe fotografie che stanno bene in film dell'orrore. Che posso dimmo? Insomma, io studiando fisica ci capisco abbastanza delle radiazioni. Ho fatto l'esame di fisica nucleare, quindi so che
certe sostanze impiegano migliaia di anni a decadere. C'è tutto un discorso sul decadimento radioattivo. Mi sa che Chernobyl sarà inagibile per migliaia di anni. Poi, ecco, al corso di laurea in fisica c'è anche un esame di fisica biologica che è a scelta e io non l'ho fatto. Comunque, deve essere interessante, aiuta a capire le conseguenze delle reazioni sugli organismi viventi. Ecco, qua c'è un articolo di Wikipedia sulla radioattività. Comunque, mo voglio dire un'altra cosa. Prima ho parlato di Arianna Bonardi. Ecco, Arianna Bonardi ha fatto visita a Chernobyl, non so bene quando. Ne ha parlato nel video che è uscito il 26 aprile di quest'anno. Arianna Bonardi ha spiegato come fare visita a Chernobyl. Tra le varie cose ha spiegato che i cittadini d'Europa hanno bisogno del passaporto perché la carta d'identità non viene accettata. Sì, per l'Ucraina serve il passaporto. Forse in futuro la situazione cambierà, ma per ora è così. Arianna Bonardi ha parlato della sua visita, ha spiegato tutti i passaggi da fare, poi alcune cose potrebbero essere cambiate da quella volta, quindi le informazioni date da Arianna potrebbero non essere aggiornate. Arianna ha fatto la visita di un giorno, in alternativa era possibile fare la visita di più giorni, comunque anche in un giorno si vedono tante cose, si vedono gli edifici abbandonati, si vede l'esterno della centrale nucleare, l'interno non lo so, ma l'esterno sì, almeno per quello che ho capito io. Poi Arianna correggerà se ho fatto errori. Se ho detto qualcosa di sbagliato. E niente, Arianna sembrava soddisfatta della sua visita a Chernobyl. A ogni visitatore viene dato un contatore Geiger. Mi sembra giusto. Che posso di... niente. Faccio i complimenti a Renan Bonardi per il suo video. Penso di aver detto le cose più importanti, quindi chiudo qua. Grazie per l'attenzione.